Cattaneo Achille. Frequenta i corsi di disegno e di architettura dell'Accademia di Brera, dove è allievo di Emilio Gola. Si dedica alla veduta, nel solco della pittura urbana ottocentesca e, in particolare, riproduce interni di chiese di Milano e di Venezia e vedute dei Navigli. Espone per la prima volta alla Società delle Belle Arti di Milano, nel 1900. Negli anni 20 guadagna la notorietà e nel 1925 tiene una mostra personale alla Bottega di Poesia e si avvicina al Novecento italiano, partecipando ad una mostra a Milano nel 1926.